Uniamo il nostro spirito stringendoci tra noi. Grazie a chi ci ascolta, buon Natale a voi. Si accendono e si spengono le luci di Natale, si accendono e radunano grandi e piccini intorno. E così, prendendo in prestito il motivetto che ha accompagnato l'infanzia di tutti, che potremmo descrivere il fine settimana appena trascorso al Teatro Tosti di Ortona per il musical A Christmas Carol, nell'ambito del ricco cartellone curato dalla Compagnia dell'Alba. Platea gremita e adulti e bambini incantati dallo spettacolo tratto dal grande classico natalizio di Charles Dickens, adattato per il teatro musicale. È la vigilia di Natale e l'avido protagonista Scrooge, interpretato da Roberto Ciufoli, dopo la morte del suo socio Marley, pensa solo al suo denaro e rifugia da ogni rapporto umano. Durante la notte di Natale avviene qualcosa di inaspettato e il vecchio Scrooge riceve la visita di tre spiriti, quello del Natale passato, quello del Natale presente e quello del Natale futuro. I tre spettri, tra flashback e premonizioni, riusciranno a mutare l'indole meschina di Scrooge, che d'ora in poi non mancherà mai di festeggiare il Natale e non perderà occasione per fare del bene. È uno spettacolo che si ripete, io sono felice proprio di ritornare qui ogni anno ad Ortona a riprendere una tournée che è sempre più importante, consistente, perché nel corso degli anni lo spettacolo ha acquisito una certa fama, insomma lasciamo soltanto bei successi dietro di noi e quindi c'è un rinnovarsi proprio di chiamate. Sono contento anche di far parte proprio di questa realtà ormai produttiva ortonese doc, che è partita da questo teatro ed ha fatto sta viaggiando in Italia ormai con questo spettacolo come con altri. Il Natale per me rappresenta sempre e ancora di più un'atmosfera che mi allarga il cuore, quindi riprendo poi l'anno nuovo, l'anno solare nuovo, con un entusiasmo che è irrinunciabile. Abbiamo cercato di scommettere sul teatro, di scommettere sulla cultura, iniziando a riprogrammare quando molti erano ancora titubanti. Da Christmas Carol siamo voluti ripartire anche lo scorso anno con enormi difficoltà perché il Covid imperava ancora in tutta Italia, ma nonostante tutto siamo ripartiti da Christmas Carol e quest'anno vogliamo proprio suggellare questo nuovo inizio, portando in scena questa quarta edizione di A Christmas Carol con tanta gioia, tanti sacrifici, perché gestire un teatro, gestire una compagnia, realizzare un cartellone come quello improntato dalla Compagnia dell'Alba quest'anno è stato comunque un impegno molto molto faticoso. Lo facciamo però con tanta gioia e con tanta anche spregiudicatezza. Questa cosa non ci manca, ce la teniamo come caratteristica nostra, con la gioia di poter offrire al nostro pubblico spettacoli variegati di ogni genere, sempre carichi di tanta professionalità e bellezza, perché la bellezza è quella che noi andiamo ricercando e che probabilmente, come dicono alcune frasi fatte, ci salverà.